Ciao a tutti ragazzi, eccoci finalmente con un nuovo video. Oggi siamo qui con nuovi pacchetti, pacchetti evoluzioni. Random pack opening, come sapete, prevede ormai l'apertura di uno o più pacchetti. Oggi, giusto per rodervi un po', ne aprirò uno, una settimana, quindi questa settimana apriremo evoluzioni di Blastoise, Mega Blastoise, scusate, evoluzioni di Mega Venusaur settimana prossima e la terza, infine chiudiamo in bellezza sperando di trovare qualcosa di buono nel buon Charizard. Manca anche l'ultimo artwork di Raichu che non mi piaceva per niente, però prenderò più avanti. Oggi ho voluto portare questo. E quindi oggi ci vediamo questo bel pacchetto di Mega Blastoise. Sono uscite, oggi è il 30 o 29, adesso non ricordo, 29, e apriamo 29 ottobre, dovrebbero uscire il 2, in teoria questo è l'1, non lo so, il 31, boh. Comunque ne dico la c'erano già, e vediamo un po' il pacchetto. Il pacchetto dovrebbe riprendere l'artwork di quello di 20 anni fa, con Blastoise in una posizione ovviamente simile e con un artwork però questo messo in 3D e il nostro vecchio artwork era di Ken Sugimori, molto bello e molto ficoso. Qua abbiamo i codici. Sono diverse dalle carte coreane, non avremo sempre la carta rara olografica purtroppo, ma avremo le stupende, favolose, che io odio tantissimo, reverse. E quindi non c'è questa, non avremo questa fortuna sicuramente nel trovare tutti i pacchetti una olografica. Comunque 10 carte di gioco aggiuntive, ci sono delle belle carte nel set, mi piacciono molto. E qua una storia che si evolve, come i Pokémon anche gli allenatori si evolvono. Già una cosa, con questa espansione finalmente potrei assistere al ritorno delle primissime carte Pokémon in tutto il loro splendore, con l'inarrestabile potere di Mega Venusaur, Mega Charizard, bla bla. Come sempre vado avanti perché non c'è niente di bello da leggere, niente, apriamo. Salviamo le prime tre buste come sempre. Questa è la prima, vediamo se riusciamo a fare una cosa fatta bene. Vediamo, con le coreane è stato durissimo. Ma tre ne ho salvate. Mica troppo qua, però qualcosa siamo riusciti a fare. Ok. Il trick. Sono riuscito ad aprirla bene. L'apriamo da sotto allora. Zan zan. Prossima volta apriamo da sotto e via, perché sono molto più semplici. Sto scherzando. Oh, ok, sono uscito, sono uscito. Ok, abbiamo la prima che è il codice. E poi dovremmo fare 1, 2, 3. 1, 2, 3, credo. Mettere queste due davanti. Non sono sicuro per niente, però proviamo. Facciamo la prima prova con questo pack. Allora, abbiamo un bellissimo Magikarp. Bello, bello. Mi è sempre piaciuto questo artwork di questo Magikarp che sta prendendo un'esca, sta abboccando. L'unico modo in cui si catturano sti bastardi di Magikarp. Ah, vediamo anche un po' col focus, se riesco a fare focus, ok, il simbolo di questo set. Sono tipo due X e una Pokéball in mezzo. Molto carino. Energia buio. Un Vulpix, bello anche questo, molto bello. Un Nidoran che prende il tipo psico. Non mi ricordo se era psico, forse ho detto una cavolata, però per molti Pokémon come Koffing, che erano erba, sono diventati tipo psico. Ponyta, un legame mentale con Pidgeot, questo strumento, che il tuo turno non finisce se il Pokémon a cui è segnata questa energia. Sì, ciao, questa carta diventa Mega Pidgeot X, perché una volta, la regola per le Mega è che una volta che le metti sul Pokémon finisci direttamente il turno. Invece in questo caso, con questo allenatore, questo strumento, non abbiamo questo problema. Kakuna, recupero di energia. La reverse è una Common, un bel seal. Niente di che, però è bellina. Queste reverse sono molto strane, sono molto molto a specchio, diciamo. Mi piace l'effetto che dà. Certo, speravo di trovare un Charizard, ma questa volta non è andata bene. E poi abbiamo un bellissimo Mewtwo, però non holo. Questa è la fregatura di questi pacchetti, perché ci sono le carte non olografiche, che in realtà noi conosciamo come olografiche. Questo bel Mewtwo comunque è molto carino. Molto molto bello.
E niente, come primo pacchetto, dai, un YouTube per iniziare è già buono. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo settimana prossima con l'apertura del blister di Mega Venusaur. Alla prossima, ciao ciao!